Ma come si diventa prestigiatori? Si parte dalla passione, quindi una ricerca personale. Però esiste il Club Magico Italiano, che è la massima istituzione italiana nella quale io sono orgogliosamente iscritto. Persuadere, ammaliare, catturare l'attenzione degli altri allo scopo di piacere o di convincere il nostro prossimo che nient'altro se non noi o i nostri prodotti sono il meglio che si può trovare là fuori. L'idea del progetto Arcobaleno nasce qui, a Ferrara, dove la magia è stata messa al servizio, per così dire, di chiunque, imprenditore, studente o semplice casalinga, voglia trovare dentro di sé l'incredibile arte dello stupire. Il prestigiatore professionista, prima di imparare i segreti del mestiere, cioè i cosiddetti trucchi, deve acquisire una consapevolezza nell'ambito della capacità di gestione del pubblico, quindi entrare in empatia nei primi 3 secondi, salire sul palcoscenico e far percepire subito la sua presenza scenica come artista professionista, un po' come capita nella motivazione in ambito anche business, se ci pensi, sono le stesse cose che fanno i manager nelle loro aziende. Gli imprenditori, esattamente come i maghi, vorrebbero avere i poteri, vorrebbero essere Superman e in realtà sono Batman, quindi non hanno poteri ma hanno strumenti per costruire i loro poteri. Alcuni dicono che i prestigiatori sono più intuitivi dei neuroscienziati. Comunicare è importante. Harry Ford diceva che le galline e le anatre fanno le uova, ma le galline le fanno starnazzando. Non a caso tutto il mondo mangia uova di gallina. Per tanti anni, 20 esattamente, ho lavorato come funzionario di Confindustria al servizio delle imprese. Alla sera, quando staccavo dall'ufficio, andavo a fare l'artista e andavo a esibirmi sia come musicista, come ventriloquo, come prestigiatore. A un certo punto mi si è accesa la lampadina, ho scoperto che per imparare a fare il prestigiatore dovevo imparare quelle stesse tecniche, cosiddette soft skills, che di giorno imparavamo nei giovani imprenditori di Confindustria. In 9 anni il progetto Arcobaleno ha insegnato ai piccoli e ai grandi come si conquista la consapevolezza di sé, a cominciare dall'osservazione, perché, come diceva Feynman, noi siamo le persone più facili da ingannare. Vedere e percepire non sono la stessa cosa. Se prendiamo la scacchiera di Adelson, noi la conosciamo per esperienza di vita come un'alternanza di quadrati chiaro-scuro. Converrete con me che la A è scura e B è il quadrato chiaro. Ma se eliminiamo il contesto scacchiera con questa semplice mascherina, andremo a scoprire che in realtà A e B sono dello stesso colore. E così con la scuola di magia si impara ad allenare la mente. La magia è arte ma anche consapevolezza. L'avete visto in questo programma, la filosofia di Arcobaleno.